leggo nel referto un terribile verdetto. Di morte è la sentenza, non v'è una speranza. Si chiama carcinoma ed egli non perdona. Il sangue mi si gela e poi mi ribolle. S'alza la pressione, il sangue va alla testa creando confusione. Affiorano alla mente remote rimembranze, recenti riflessioni, opere incompiute e tante illusioni. C'è tanto ancora da fare, ma questo brutto male mi vuole eliminare. Poi la depressione ed è l'oppressione. Il giorno è triste e buio, la notte è tenebrosa. Penso ai miei figli e pure alla mia sposa. L'anima mia è sospesa tra incubo e realtà. Fatidica domanda, ma perché? Perché proprio a me? Ma poi mi ricordai che io sono un gran guerriero. Non ho mai avuto paura dello straniero. Impugnai la mia spada con ambedue le mani. Gliela puntai contro, gridando a squarciagola, tu ferirai domani. E poi caddi in ginocchio e pregai nostro Signore. Gli chiesi di salvarmi con il suo grande amore. Ed egli annuì, perché era lì, presente. E questo è un messaggio per tanta altra gente che ora sta soffrendo attaccate da un tumore. Abbiate tanta fede e mai disperare, perché questo brutto male si può ora curare.